il signor Filippo Colanino, Di Nola, gli assistenti Nikita e Peletti. È iniziata la sfida. Attenzione a Cherubini, ha recuperato palla la Roma. Cherubini col tacco all'indietro per D'Alessio, allarga sulla destra, occhio a Graziani, ancora palla sulla destra, arriva in mezzo, Cherubini prova a girarla, trova Guaneghe che è un muro. E però è partito molto forte Mannini, Graziani, attenzione a Pagano. Pagano prova a calciare lui, ne viene fuori un gran gol al minuto 5, la Roma passa in vantaggio con il gol di Riccardo Pagano dalla distanza, la spara lui, forza Fabri, non mollare, è il messaggio di Riccardo Pagano sulla maglia. Quinto minuto di gioco, rivediamo, destro violentissimo, la superficie sintetica del Synergy Stadium aiuta probabilmente a dare velocità, nulla può fare Toniolo. Parte la palla fuori di Patanè, un grande schema, rovesciata, salva sulla linea Marin sul suo marcatore, offrendo campo alla Roma che però decide di non prenderselo più di tanto. Mannini, Graziani, Marazzotti, si corre in avanti, in mezzo c'è Alessio, parte il suggerimento verso Cherubini, ha tutto il tempo di mirare la porta, ci prova, schiaccia troppo il tiro e allora Toniolo se la ritrova in mano, andava gestito meglio questo pallone. Cherubini calciarla dentro, scucchiaia Pagano, arriva la girata col 2-0 di Alessio, la Roma raddoppia al minuto 21, tutto troppo troppo facile per i giallorossi. 2-0 Roma con la scucchiaiata di Pagano, la sponda di testa, e Alessio che va a chiudere a incrocio. Palla lunga, Pagano di prima, da un pallone meraviglioso che spiana la strada solo davanti al portiere Marazzotti, ma si esalta Toniolo, calcio d'angolo. Rivediamo, va rimessa per il Verona, 4 all'intervallo più eventuale recupero ovviamente. Popovic regala un pallone a Marazzotti, Marazzotti dentro per Alessio, e sbaglia anche questa, o meglio ancora una volta, e Toniolo a toglierla. Poteva essere serenamente 4-0 e aver chiuso la partita. Parte l'angolo, la girata, arriva il gol del 3-0 con Playa al minuto 42. 3-0 col gol di Playa che la gira da attaccante vero, lui che ovviamente è un difensore. Si riparte dal 3-0 Roma. Mi ricordo che al termine ancora Corradi voleva la palla dentro, adesso riparte la Roma. Pagano da un ottimo pallone verso Marazzotti, Marazzotti spiana la strada per Graziani, Toniolo è l'uomo da ringraziare. Attenzione perché scappa via qui sulla sinistra De Battisti, mette in mezzo un buon pallone e manca il tapin. Giocata in mezzo di Ajay, era arrivato a rimorchio Patanè calciando. 42 Marco Fagoni. Attenzione qui perché questa
carambola spiana la strada del 4-0 alla Roma. Evidente distrazione della difesa del Verona, qui concorso di colpe incredibile nell'errore che Rubini è attento e mette dentro il gol del 4-0. Attenzione, ancora la Roma, però è più probabile in questo momento che faccia il quinto la Roma che il primo il Verona, probabilmente. Infatti questa rovesciata termina di poco fuori. Colpo di testa di Waneghe alto sopra la traversa. Era forse un fallo, l'arbitro ha lasciato correre. Dalla riva. De Battisti sulla sinistra. Cross in mezzo, colpo di testa. Si esalta con questa parata Marin, favore del Verona. Una volta dalla bandierina Simionas, colpo di testa tentato da Cazzadori, respinta, poi Waneghe calcia lui, deviazione, sarà verosimilmente corner ancora dall'altra parte. Tra poco la segnalazione del recupero, calcio di rigore per il Verona. Dentale, e perlomeno il Verona non chiude a secco questo pomeriggio. Verona, il giocatore numero 9. 3 i minuti di recupero. Molto bravo in precedenza Cazzadori nel provare a sfondare centralmente. Rimessa laterale ancora per i gialloblu, che perlomeno nel finale hanno provato a salvare quell'orgoglio che oggettivamente nel primo tempo non c'era stato, con un 3-0 che poteva essere tranquillamente 5-6. Conclusione alta sopra la traversa, buono nel complesso, perlomeno sufficiente il secondo tempo.